Comunque, Raggeri, questa è una partita che si è conclusa con una beffa. Che è successo su quel tallone? Il calcio, gli eventi del calcio e purtroppo delle giocate che capitano. Siamo stati sfortunati e un po' polli, perché lavoriamo bene anche su quelle circostanze. Non dovevamo subire l'anticipo, la spizzata davanti al primo palo, lo sapevamo. E avevamo lavorato bene su tutti i calci d'angolo e purtroppo sull'ultimo non siamo riusciti ad evitare la spizzata, dove poi è andato il gol. La sconfitta, come abbiamo detto al mister, che fa male per come è arrivata, no? Perché avete giocato troppo bene oggi per poter perdere questa partita. Però questo vi dà coraggio per le prossime, no? Insomma, nel senso che come squadra adesso avete trovato un po' la sintonia, la quadratura, e quindi ci siete. In più il pubblico vi ha dimostrato che, insomma, vi sta vicino, quindi non vedo, non dovrebbero esserci problemi, no? Insomma, No, io sono estremamente convinto del percorso, del percorso con l'allenatore, del percorso con la società, del percorso con i miei compagni, del percorso anche con gli ultras e i tifosi che oggi hanno dimostrato di essere diversi. Credo fortemente al gruppo squadra, credo fortemente alla società, credo fortemente all'allenatore, credo fortemente che usciremo da questa situazione. Penso che il percorso sia iniziato un po' in ritardo, perché Cosenza e Modena non eravamo noi. Dopo Modena abbiamo iniziato a fare le richieste all'allenatore, a comprendere quello che vuole, a capire tutti, indipendentemente da chi gioca, perché comunque sia, se gioca Erico, che gioca Belluccio, che gioca Danilo, che gioca Di Tacio, che gioca Calicaro, che gioca chiunque, sa benissimo e tutti i componenti della rosa sanno benissimo cosa fare, le richieste sono chiare. Si vede in mezzo al campo perché credo che sia in casa con la Ferrari, però sia a Bolzano, nonostante il risultato, e sia oggi, purtroppo, nonostante il risultato, credo che è stata una bella partita, una bella prestazione. E sicuramente stiamo raccogliendo meno di quello che stiamo seminando, ma sono convinto ed estremamente convinto, come dicevo prima, che il vento cambierà. Ciao Peppe, buonasera. Nel corso della partita abbiamo avuto la sensazione da fuori che loro fossero molto pericolosi sulle palle cattive, soprattutto sui calci d'angolo. Tu dal mezzo al campo che sensazione hai avuta? Sembrava che loro arrivassero spesso prima di testa. E ci hanno fatto due giocate sui primi due calci d'angolo l'hanno mossa a tre. Siamo stati leggermente lenti nell'uscire sul terzo uomo che poi l'ha scavata sul secondo palo. Quella è una giocata tipica che comunque si può mettere in difficoltà la difesa zona e onestamente l'abbiamo leggermente subita, ma siamo stati bravi nonostante il subire quella situazione poi a reagire. Però vuoi o non vuoi, no, la coperta nel calcio dove la tiri è sempre corta, perché se marchi a uomo hai delle lacune, se marchi a zona ne hai altre. La ricetta perfetta non esiste, altrimenti tutti arriverebbero vivi. Detto questo, io dico sempre che la differenza nel calcio la fa la coerenza e l'equilibrio. E oggi lo sottolineo ancora di più perché non siamo in preda agli eventi, siamo una squadra quadrata, siamo una squadra che ha una linea ben definita e col tempo si calcherà ancora di più e diventerà sempre più profonda. L'importante è continuare a credere su quello che facciamo e sono sicuro, come dicevo prima, sono sicuro che ne verremo fuori alla grande. Prossima tappa, altro scontro, insomma, abbastanza tosto contro una Cremonese, un'altra squadra che vuole andare in alto. Ha tenuto quasi l'ossatura completa della Serie A dell'anno scorso, sicuramente una squadra di vertice, è una squadra favorita, però dobbiamo essere consapevoli dei nostri mezzi. Io ho sempre detto che sono, anche ai miei compagni, allo spogliatoio, sono veramente orgoglioso della squadra e dei miei compagni perché credo che siamo un'ottima rosa con tanti giocatori forti. Bisogna calarsi un po' nella parte, bisogna migliorare un pochino, secondo me, nel sporcarsi quando la partita diventa un po' più brutta. Non possiamo essere solo e sempre belli, ogni tanto bisogna essere anche brutti, però questo è un tassello che sicuramente metteremo e capiremo e poi il puzzle sarà completo. Grazie a voi. Posso?